Ciao, sono Simona Girelli, mi occupo di moda e di design e sono un'instancabile sperimentatrice di materiali inconsueti e tecniche nuove. Per DHG ho ideato e sperimentato un loro prodotto particolare, il feltro termoformabile. Già largamente utilizzato nel mondo della moda e del design, quindi a livello industriale, garantisce ottimi risultati anche homemade. In questo video tutorial, oltre ad insegnarvi la tecnica per lavorare in casa questo tipo di feltro, vi guiderò passo a passo nelle varie fasi di lavorazione per realizzare due creazioni grazie ad essa. Il feltro termoformabile è disponibile da DHG in una vastissima gamma cromatica e in due formati, a metro e in fogli 30x30. È costituito da lana e poliestere in percentuali che variano da 90% lana 10% poliestere a 70% lana 30% poliestere. Questa sua composizione chimica gli permette di garantire ottime prestazioni, ma per ottenerle è fondamentale il surriscaldamento in forno. Grazie all'azione del calore che agisce sulle sue molecole di poliestere, questo tipo particolare di feltro mantiene la posizione assunta durante la fase di surriscaldamento che per comodità chiameremo cottura. In forno standard, cioè il forno di casa normale, le temperature variano da 130 gradi per i colori più chiari a 150 gradi per quelli più scuri. Infatti, i colori chiari ad alte temperature tendono ad ingiallire, mentre i colori scuri mantengono la tonalità naturale, originale. Un discorso a parte va fatto per i colori chiarissimi, come il color latte, che ad alte temperature tende ad ingiallire. Quindi è meglio abbassare la temperatura a 110 gradi. Il tempo di cottura è 20 minuti per tutti i tipi di colore. Vi ho portato degli esempi per dimostrarvi il grado di rigidità che il feltro assume dopo le varie cotture. Se teniamo il feltro sospeso in aria, vedremo che quello non cotto avrà molta flessibilità. Quello cotto a 110 gradi via via sempre di più, quello cotto invece a 130 gradi ha una flessibilità ottimale. Se cotto a 150 gradi, come potete vedere, è molto rigido. È importantissimo sapere che i tempi di cottura e le temperature sono indicativi, in quanto dipendono dalle caratteristiche del forno che utilizzerete. Quindi vi consiglio vivamente di fare una prova ed eventualmente abbassare le temperature. In fornetto elettrico ho notato che la temperatura è più aggressiva, quindi i valori che vi ho indicato sinora sono da ridimensionare. Per i colori chiari provate ad impostare le temperature da 100 a 120 gradi e ridurre i tempi di cottura a 10 minuti, 15 minuti. Per i colori scuri a 130 gradi per 10-15 minuti. Come vi ho già detto, è importantissimo fare delle prove per capire i valori giusti per la cottura nel vostro forno. Per cuocere il feltro termoformabile è consigliabile utilizzare un forno a parte o eventualmente una placca da forno che utilizzerete appositamente per cuocere il feltro. In caso utilizziate invece il forno di casa, è importantissimo dopo la cottura pulirlo accuratamente con prodotti specifici e areare prima di cuocere gli alimenti. Vi sconsiglio invece la cottura in forno a microonde, in quanto dopo aver fatto varie prove sono giunta alla conclusione che gli svantaggi superano enormemente i vantaggi. Ho chiamato questa tecnica bake felt, ossia cuocere il feltro, perché, come ho già detto prima, per il feltro termoformabile è indispensabile la cottura. È importantissimo sapere che il feltro termoformabile va lavorato prima della cottura e solo dopo adagiato sulla placca da forno nella posizione che vogliamo mantenga dopo la cottura. Dopo aver modellato il feltro, manualmente o mediante supporti, fissarne la posizione inizialmente con spilli e solo dopo imbastendo con ago e filo. La tecnica manuale necessita soltanto dell'uso delle mani e di qualche attrezzo per aiutarsi nella lavorazione, mentre quella a supporti necessita, come dice la parola stessa, di supporti rigidi per creazioni che hanno un'anima rigida, ossia vasi, centrotavola, basi per collane. Qui vi ho portato degli esempi. Questa è una base per collana. Questo invece è un tubo, io ho utilizzato il tubo per disegni,
in cui si avvolgerà il feltro stesso e dopo la cottura, quindi, estraendo il tubo, manterrà la posizione desiderata. Nei prossimi video metterò in pratica la teoria di cui vi ho parlato e realizzerò una tecnica a lavorazione manuale ed una con supporti.